Buon salve e bentornati su No Mamma Ammazzo. Come già detto in altri video, questo video fa parte del mese dedicato alla DC Comics ed è un video che parla di giocattoli, di toys. Ma quindi perché stare ancora qui a cincischiare guardando me? Andiamo subito nella location della Toys. Di cosa parlerò oggi? Bene, eccoci finalmente nella location dedicata a Toys and Unboxing. Questo video è più Toys che Unboxing, dal momento che le boxes, cioè le scatole, non le ho già più, perché vi sto per mostrare la mia collezione d'infanzia della serie di giocattoli ispirata alla serie animata del 1992, Batman The Animated Series. Iniziamo con Batman, ovviamente. Come ho detto, è la mia serie di giocattoli d'infanzia, quindi noterete che sono molto molto vissuti questi giocattoli. Questo Batman, per esempio, non ha il mantello originale che c'era nella confezione, ma è un mantello rifatto da me, a cui ho voluto dare la forma del logo di Batman, ispirandomi sia alla serie The Dark Knight, del Cavaliere Oscuro, sia a Batman Returns, dove usa il mantello come deltaplano, diciamo, per volare, e anche alla serie videoludica di Arkham. Ho utilizzato anche la tempera grigio scura e un logo molto grande per omaggiare l'ultima trasposizione cinematografica di Batman, quella di Ben Affleck. Prima di questa l'avevo dipinto totalmente di nero per omaggiare la trasposizione cinematografica di Nolan, di Christian Bale, del Cavaliere Oscuro, e prima ancora era colorato di grigio, ma semplicemente era come il Batman della serie animata. Non si può parlare di Batman senza parlare del suo acerrimo nemico, il Joker. Eccolo qui, nella sua bellissima versione sempre di Batman The Animated Series. Lo abbiamo visto interpretato da Jack Nicholson nell'89, interpretato da Heath Ledger nel 2008, da Jared Leto nel 2016, e presto lo vedremo al cinema interpretato da Joaquin Phoenix nel film d'autore Joker, per l'appunto. Come ho detto, l'ha interpretato anche Heath Ledger nel 2008 nel Il Cavaliere Oscuro. In quel film c'era anche Harvey Dent, amico di Bruce Wayne, nonché procuratore distrettuale di Gotham City, ed eccolo qui in tutto il suo splendore. Purtroppo Harvey Dent subisce un incidente, diciamo, un incidente voluto dalla mafia locale, che lo sfigura brutalmente da un solo lato del volto e del corpo, rendendolo anche instabile mentalmente e trasformandolo, se così vogliamo dire, in Harvey due facce. Guardate come è sfigurato. Se notate del rosa è perché quando ero piccolo cercavo ogni tanto di ripristinargli la faccia con del pongo, credo, non lo so, con del pongo colorato. Ok? Mi piace tantissimo questa versione con i colori agli antipodi, totalmente lontana dalla versione cinematografica del 95 di Tommy Lee Jones, in cui aveva un lato sobrio e un lato totalmente leopardato piuttosto che zebrato. Era una cosa davvero orribile da vedere. Questo è proprio lo yin e lo yang ed è fantastico così. Mi piace anche il fatto che sia blu, che non sia rosso o viola come nel film del 95. Nel cartone credo che il blu sia spiegato dal fatto che gli è scoppiato anche qualcosa di elettrico in faccia, quindi fondamentalmente è una colorazione un po' strana, però è anche la colorazione che spesso danno ai cadaveri, agli zombie, cioè è cianotico fondamentalmente, quindi ha vagamente un senso. Ho parlato del Batman del 95, dove c'era due facce, ma c'era anche l'enigmista, The Riddler, interpretato da uno dei miei attori preferiti, che è Jim Carrey. Ho anche il giocattolo versione Jim Carrey da qualche parte, così come ho il giocattolo versione Jack Nicholson da qualche parte, ma voglio concentrarmi su questa collezione perché è quasi completa, diciamo.
Dopo il Batman del 95, anzi già all'interno del Batman del 95 con l'enigmista, fa la sua prima comparsa Robin, uno degli aiutanti di Batman. Qua il mantello non è originale, l'ho aggiunto io. Anche perché il mantello originale non era giallo, all'interno era tutto nero. Ho preferito, l'ho trovato senza mantello e l'ho sistemato. Robin nel quarto film, quello con Mr. Freeze e Edera Velenosa, pretende un po' di emancipazione dal nostro crociato incappucciato, vuole una sua autonomia. Questa sua autonomia richiesta si ispira a quello che già che è successo nei fumetti, e cioè il fatto che, abbandonato il manto di Robin, che poi è stato assunto da altri aiutanti per prendere la sua strada nel ruolo di Nightwing, tant'è che in Batman e Robin, il quarto film, quello appunto con Mr. Freeze, il costume di Robin ricorda molto il costume di Nightwing, più che quello di Robin, ed eccolo qui Nightwing. Ok, questo in realtà non appartiene a questa serie di giocattoli, bensì a quella successiva, perché in questa serie c'era Dick Grayson nei panni di Robin. Nella serie successiva, quella con Tim Drake nei panni di Robin, c'era Dick Grayson nei panni di Nightwing. Credo si chiamasse Batman Cavaliere della Notte, non lo so. Aiutatemi voi, scrivetelo nei commenti. Ho parlato del quarto film di Batman, quello orribile con i capezzoli di gomma di George Clooney, però ci ha regalato un Mr. Freeze che purtroppo non aveva questo aspetto. Se avesse avuto questo aspetto fantastico, l'avrei adorato molto di più quel film. Io adoro questi cosi qua che chiamo gomme alla Sailor Moon, sono fantastiche. E poi adoro la boccia, la Buzz Lightyear qui, adoro gli occhiali, adoro tutto di questo design. Ha ancora il suo fucile congelante, che in realtà è una pistola d'acqua che qua si riempie, spara l'acqua. Qui c'era un ghiacciolo finto che veniva lanciato, diciamo. Molto, molto bello. In quel film, per, se non lo sapeste, c'era una versione un po' strampalata, seppur graficamente corretta, di Bane, che avevano anche tradotto letteralmente con flagello. Era uno sgherro di Poison Ivy. Lo vediamo invece in tutto il suo splendore narrativo in Il Cavaliere Oscuro in Ritorno, The Dark Knight Rise, il terzo capitolo della saga di Nolan. Ed ecco a voi Bane, che avete già visto nello scorso video di unboxing. Bane ha una maschera da luchador perché ha origini sudamericane, però è comunque un freddo calcolatore, stratega, come nel film The Dark Knight Rises. Purtroppo alla mia collezione manca Poison Ivy, manca Idra Velenosa, o meglio, avevo la versione del film proprio perché non avevo trovato la versione di Batman The Animated Series. Purtroppo non riesco a trovarla. Se qualcuno l'avesse da vendermi o anche da regalarmi, perché no, io sono qui a vostra disposizione. Continuiamo, dato che abbiamo parlato della trilogia di Nolan, con due villain che si vedono per la prima volta nella trilogia di Nolan, ovvero lo Spaventapasseri, che abbiamo qua in tutto il suo splendore, nella seconda incarnazione di Batman The Animated Series, perché nelle prime puntate non aveva questo aspetto fantastico. Solo dopo appaiono i capelli fatti di paglia e appare questo ghigno malefico. Qua non si nota, però nel cartone cambia drasticamente dalla sua prima visione alla seconda. E l'altro villain che si vede in Batman Begins, in questo caso, è Ra's al Ghul, che qui abbiamo nella versione in armatura. Io onestamente avrei preferito la versione col cappotto verde che vediamo nel cartone, ma tant'è che ho trovato questa. Vale lo stesso discorso, se per caso l'avete e volete sbarazzarvene o volete vendermela, io sono qui. Bene, abbiamo parlato della trilogia di Nolan e in The Dark Knight Rises abbiamo un'altra, in un certo senso, aiutante di Batman, che abbiamo visto anche in Batman Returns, altri non è che Selina Kyle, Catwoman, che qui vediamo nella sua unica versione in cui indossa una tuta grigia, ovvero la versione di questa serie animata. In tutte le altre versioni indossa o una tuta nera, come
in Arkham dei videogiochi, come in Dark Knight Rises, come in Batman Returns, come nei fumetti, oppure una tuta viola come nei primi fumetti. Questa è l'unica versione in cui indossa una tuta grigia e nera. Abbiamo parlato di Batman Returns. Come parlare di Batman Return senza nominare il villain principale, il Pinguino? Molto interessante una cosa su questo personaggio. Il Pinguino non ha questo aspetto prima del film del 92 Batman Returns, non ha le mani palmate, non ha un aspetto da mostriciattolo stile pinguino. Viene chiamato Pinguino solo perché indossa il monocolo, perché indossa la tuba, il cilindro, che dir si voglia. Perché appunto ha questo aspetto elegante da pinguino, nonché è cicciottello basso e ha il naso un po' aquilino, ma non è deforme da un'idea di Tim Burton. E il cartone animato, che appunto è del 92, quindi immediatamente successivo a questo secondo film di Tim Burton, prende totalmente le fattezze di questa versione di pinguino. Perché Tim Burton ha fatto questa scelta? Ha preso spunto, oltre che al personaggio del pinguino, anche a un altro personaggio. Quindi diciamo che da due personaggi dei fumetti ne ha fatto uno. L'altro personaggio da cui ha preso ispirazione è stata Killer Croc, che è davvero un personaggio mostruoso, un personaggio che ha le fattezze del nomignolo che si ritrova, ovvero di un coccodrillo. È un killer con l'aspetto di un animale selvaggio. E lo abbiamo visto cinematograficamente in The Suicide Squad. Eccolo qui. L'avete già visto nel mio scorso unboxing, perché l'ho preso di recente. Non l'ho trovato così, era più grigio come nella serie animata. Gli ho dato una pitturata per renderlo più simile a tutte le altre incarnazioni che l'hanno visto protagonista, come anche la serie di videogiochi di Arkham. Eccolo qua, Killer Croc. Sempre in Suicide Squad abbiamo visto la compagna, se così vogliamo chiamarla, del Joker, che avete già visto anch'essa nell'altro video di unboxing, Harley Quinn nella sua incarnazione classica, la tutina appunto bicolore da Arlecchina. La mettiamo qui, vicino a Killer Croc, il suo compagno in Suicide Squad. Ma cavoli, ho parlato di Batman e Robin, il quarto film con i capezzoli di gomma. Mi sono dimenticato che in quel film c'era un'altra aiutante di Batman, della Batfamiglia, che è Batgirl, che sarebbe Barbara Gordon, nipote del commissario Gordon, anche se in quel film era nipote di Alfred, ma vabbè, lasciamo perdere quel film. Anche questo giocattolo è pesantemente modificato dagli anni e da tutte le vicissitudini che ha passato, quindi quando l'ho ricolorato gli ho dato un look simile al fumetto, cioè con una tuta nera, però con gli stivali, il logo, i guanti gialli e anche l'interno del mantello è giallo come in Robin. Nelle incarnazioni recenti ha anche del viola, ma francamente non mi piacciono quelle incarnazioni. Un'ultima chicca, personaggio che non c'è ancora stato in nessuna incarnazione cinematografica, ma io lo adoro a tal punto che ho voluto comunque averne il giocattolo e ve lo mostro in tutto il suo splendore, se così si può dire. Parlo di Faccia d'Argilla, Clayface. Guardate quanto è bello in questa versione. È stupendo. Ancora questa cosa qui che lui sparerebbe. Clayface ha praticamente gli stessi poteri dell'Uomo Sabbia di Spider-Man, uniti ai poteri del Camaleonte di Spider-Man. Eccoli qua. Questa è la mia collezione di giocattoli di Batman di Animated Series. Vi faccio vedere un po' di chicche finali. Pistola, bang e pugno in dotazione ad Harley Quinn. Poi io la pistola ogni tanto la do al Joker, per ricordare appunto anche alcune scene del Batman con Jack Nicholson. Queste non fanno parte della serie di Animated Series, almeno questa no, ma ve la faccio vedere lo stesso. Batmobile originale del primo Batman dell'89. Avevo anche quella del 92 che aveva il logo bianco, ma o l'ho regalata o è sparita. E questa presa di recente, non ancora scartata, Batmobile della serie animata fatta dalla Hot Wheels. Volete vedere una vera Batmobile? La vera Batmobile della serie animata, quella dove ci sta dentro un Batman, eccola qui, ragazzi, in tutto il suo splendore. Facciamo una zoomata, eh. Ecco qua.
Ho ricolorato anche queste. In realtà il colore naturale era questo qui, ma ho ben pensato di dargli una colorata molto più figa. Una cosa che ho sempre adorato di questa Batmobile e che ho recuperato solo di recente perché da piccolo non l'ho presa, non che avessi penuria di giocattoli, anzi proprio perché ne avevo tanti, non era il caso che avessi anche questo veicolo. C'è dentro un altro Batman che era incluso. Ok, ho ricolorato anche questo di grigio perché era di un altro colore. Eccolo qui. Caratteristica fantastica di questa Batmobile che, come nei vari film che abbiamo visto finora, ha una duplice valenza, cioè non è solo una Batmobile, ma diventa anche un altro veicolo. In questo caso non diventa una moto come nel Cavaliere Oscuro, opla, scusate, volevo farlo con più grazia e poesia, ma diventa una sorta di Wing, anche se assomiglia di più a qualcosa che va in acqua, però a seconda di dove lo piazzate ve la giocate come volete. Come notate, ho ridipinto anche il Batwing, non aveva senso lasciarlo blu, anche perché sennò stava molto male. Bene, questa è la mia collezione. Mi piacerebbe avere Poison Ivy per completare quantomeno i giocattoli della serie animata che sono stati visti al cinema. Poi ci sono anche dei rarissimi esemplari come Talia al Ghul, come appunto Ra's al Ghul col cappotto, il commissario Gordon, Alfred. Mi piacerebbe avere anche il Robin di Tim Drake, però chiaramente non si può avere tutto. Pian pianino, se li trovo nei vari mercatini, alimenterò la mia collezione. Altrimenti, ripeto, se li avete da vendermi, io sono qua. Con questo è tutto. Io sempre con l'invito e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sempre che se cliccate sotto nei link che vi metto in descrizione troverete delle cose interessanti che supportano il canale, troverete anche il modo di pagare meno Netflix con Together Price e io vi dico arrivederci.